Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha fatto visita al murales a Pagani in ricordo di Marcello Torre, il sindaco della città ucciso dai sicari di Camorra l'11 dicembre del 1980. Abbiamo sentito Fico subito dopo la sua visita al murales realizzato su una facciata del teatro Auditorium Sant'Alfonso e poi dopo aver deposto una corona di fiori in via Perone, nel luogo dove il sindaco fu ammazzato. Le mafie, in questo caso qui, nel territorio in cui siamo, la camorra non deve mai essere normalizzata. Noi dobbiamo riuscire non solo a contenere un fenomeno terribile, ma cercare di eliminarlo definitivamente. Il nostro obiettivo è l'eliminazione totale. E si fa tramite la repressione e si fa tramite lo sviluppo dei territori dal punto di vista lavorativo, culturale, sociale, economico, ed è perciò che l'investimento sui comuni e nei territori, soprattutto nel sud, sono fondamentali. Non bisogna voltarsi dall'altra parte, bisogna essere a fianco dello Stato e lottare fino a quando non sparirà il concetto di mafie sui nostri territori. Non c'è ombra di dubbio su questo. Si contrappose tra gli interessi che stavano per arrivare rispetto al terremoto e magari a politici corrotti, imprenditori e camorristi, e io credo che per questo sia stato ucciso. E vorrei ricordare anche la moglie che da poco ci ha lasciato, è scomparsa, e quindi condoglianze a tutta la famiglia, e io sono contento oggi qua di essere qui per ricordare Marcello Torre e la famiglia che oggi è qui, ai la figlia. Ai sindaci di questa terra vuole lanciare un messaggio di coraggio innanzitutto? Io sono qui e tante istituzioni sono qui proprio perché dobbiamo tutti avere coraggio, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere una comunità coesa, una comunità forte che deve contrastare ogni tipo di fenomeno illegale, di ogni tipo, da quello camorristico ad altri fenomeni di illegalità, e insieme ne usciamo. Se pensiamo come eravamo tanti anni fa, anche la lotta alla mafia non era così come oggi, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, ma adesso non dobbiamo fermarci e fare dei passi ulteriori per la sconfitta definitiva. Io dico che noi dobbiamo affrontare in modo forte tutte le emergenze della città, tutte le illegalità, ed è importante farlo con una filiera istituzionale come oggi c'è, dal comune alla regione al governo. È assolutamente fondamentale questo, fare sinergie e lavorare tutti insieme.